La sacra manifestazione dello sbarco di Santa Restituta è ormai vicinissima. Intanto qui a Villarbusto si sta svolgendo una mostra sulle edizioni passate con fotografie ed abiti. Come nasce questa iniziativa? Carla Tufano. Sì, questa mostra nasce dall'idea dell'amministrazione di promuovere sempre di più questo importante evento che è appunto la sacra rappresentazione dello sbarco di Santa Restituta, che è rientrato anche nel patrimonio culturale e materiale della Regione Campania. Noi quest'anno abbiamo investito tanto su questo evento, infatti grazie alla Regione, a dei fondi POC, finalmente si vedranno anche realizzate delle nuove scenografie per ampliare maggiormente appunto la resa di questa bellissima manifestazione portata avanti dall'associazione Le Ripe. E quindi con Le Ripe abbiamo immaginato di realizzare questa mostra, che è stata inaugurata qui a Villarbusto il 6 maggio, proprio per raccontare gli oltre 50 anni di questo evento. È stato un successo l'inaugurazione, tanti visitatori stanno venendo, partecipano, e siamo contenti di aver contribuito a realizzare un momento importante che parla proprio della nostra tradizione, della nostra fede e di Santa Restituta. Ecco, vediamo che ci sono non solo le foto delle varie scene, ma anche degli abiti. Sì, allora l'allestimento è stato curato proprio dall'associazione Le Ripe con Sintesi Studio, che ringrazio molto, in particolare la presidente Cristina Calise, Francesco Di Spigno e Tommaso Castaldi. E quindi sì, hanno raccolto tutte le foto storiche, hanno fatto un lavoro certosino di raccolta di tutte le foto e anche dei vecchi abiti di scena che venivano utilizzati, strumenti del martirio. La manifestazione su cui puntate tantissimo, perché ha un certo valore scenografico, emozionale, no? Anche sui turisti che arrivano, per questo è stata poi rappresentata anche attraverso fotografie in questa mostra. No, ma c'è stato un percorso negli anni, è stato fatto, dove l'amministrazione comunale ha affiancato l'associazione culturale Le Ripe e hanno fatto un percorso insieme fino ad inserire questa manifestazione nel patrimonio immateriale della Regione Campania, quindi c'è anche un aspetto, diciamo, dal punto di vista politico di considerazione. Non ci fermiamo qui, già quest'anno si investono delle somme messe a disposizione della Regione Campania per la cultura, e l'amministrazione comunale ha inteso destinare queste risorse a questa manifestazione proprio per farla crescere, farla uscire fuori dai confini isolani e poter portare, ecco, all'attenzione più ampia possibile questa grossa partecipazione di popolo ispirati da questa fede per Santa Restituta.